Una società che non investe sui giovani e sul lavoro è una società che non investe verso il futuro, no? E noi dobbiamo andare incontro al futuro oggi più che mai, non attenderlo arroccati dentro le nostre ansie, fatiche e paure. Allora voglio fare un passaggio, e il passaggio parte da questi investimenti di miliardi che arriveranno nel nostro paese. E tra le voci dove verranno investiti questi denari si parla certo dei giovani, mettendo in evidenza due elementi, la scuola e il mondo del lavoro. L'idea di introdurre un salario minimo non è contro il sindacato, anzi è completamente integrato. Io sono consapevole della necessità nel nostro paese di una legge sulla rappresentanza e del fatto che la contrattazione a quel punto debba valere erga omnes, individuando i contratti leader e applicandoli a tutti. Al di sotto però di un certo livello lo Stato dice non si può lavorare, non è dignitoso lavorare. Oggi sono oltre 2 milioni i lavoratori che lavorano a 6 euro all'ora, lordi. Sono, come dire, ci sono riders che corrono per le nostre città, che fanno incidenti anche mortali e che guadagnano 4 euro all'ora. Ecco, questo non è tollerabile, non è tollerabile un'economia avanzata. Ha ragione. Ci sono lavoratori che oggi lavorano a 4-5 euro, quell'accordo è stato firmato da un'organizzazione sindacale minoritaria con l'organizzazione datoriale delle piattaforme digitali Food Delivery. L'accordo firmato da noi con Just Eat prevede il doppio, ora, non a prestazione, non cottimo. Ecco, io credo che se si equilibrano questi due elementi, la questione sul salario minimo può oggettivamente aiutare. La Costituzione, all'articolo 36, dice che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, ma sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Avere lavoro a 4-5 euro l'ora è un tradimento della Costituzione.